tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Come al solito mi sono svegliato alle 6:30, mo sono le 7, pronto a caricarmi con la mia faccia da pirla a portarvi il video mattutino di quest'oggi, dopo due giorni senza video, dopo la live di ieri sera. E tra parentesi vi ringrazio per la partecipazione, e visto che ho trovato il modo di far una live bella, con che si vede bene e si sente bene, potrei farla in maniera più frequente, chi lo sa, quando avrò tempo. Comunque sono qua questa mattina per parlarvi di una tripla operazione tra Parma e Napoli, diciamo più di una, però voglio parlare anche di altre due operazioni che si sono svolte un paio di giorni fa. Ovvero, la tripla operazione consiste di Luigi Sepe, Alberto Grassi e l'ultimo, proprio ieri è arrivata l'ufficialità, io non sono riuscito a fare video perché ero in live e poi la sera ho avuto da fare, Roberto Inglese al Parma, tutti e tre con prestito, con obbligo, ok? Quindi niente è definitivo, solo con l'obbligo. Grassi e Sepe, prestito gratuito, e Inglese con 2 milioni, ok? Adesso l'obbligo scatterà in caso di promozione del Parma. Se il Parma si salverà, per Sepe e Grassi ci devono dare 10 milioni, per Inglese 18 milioni. Quindi potenzialmente l'anno prossimo potremmo avere nella nostra saccoccia 28 milioni di euro. Ok? Ho fatto tutta questa premessa. Parliamo nel dettaglio, anche se non c'è niente da dire. Sepe ha giocato poche volte nel Napoli. Grassi è stato acquistato nel famoso anno in cui abbiamo comprato Grassi e Regini, che poi dopo un giorno si fece male. Ha giocato poco e niente. E Sepe ha fatto bella figura a Parma, Grassi ha avuto parecchi infortuni a Parma, perché Parma l'ha voluto un'altra volta in prestito, magari l'allenatore l'ha voluto, lo sa, magari gli serve, meglio così. Focalizziamoci più su Inglese, anche se questo video uscirà breve, anche perché non c'è niente da dire, niente da fare, perché tutti e tre non è che hanno dato un grandissimo, diciamo, importanza, una grandissima importanza alla maglia azzurra. Inglese, per esempio, ha giocato solo in amichevole l'anno scorso, ok, prima di andare a Parma, mentre quest'anno zero, ma in gare ufficiali non ha fatto niente. Quindi questa sarebbe un'operazione di plusvalenza impeccabile da parte del Napoli, di Giuntoli e di De Laurentiis. Per Inglese non mi ricordo quanto lo pagammo Inglese, però avere 20 milioni 2 più 18, sperando che il Parma si salvi, è un'ottima cosa. Inglese l'anno scorso con il Parma ha fatto 9 gol e 2 assist, però verso metà stagione ha avuto parecchi infortuni, e infatti Parma da quel momento ha, diciamo, scricchiolato un po', che Inglese è un uomo squadra, si vede, serve la sua presenza, il suo fisico, ed è un colpaccio per il Parma. Per quanto mi riguarda, io l'anno scorso mi incazzai per il fatto che Inglese fosse andato a Parma, ma non perché è fortissimo, non perché è un Van Bommel, non perché è un top player incredibile, eccezionale, ma perché serviva un vice Milik, e anche questa estate servirebbe un vice Milik. Un vice Milik, nel senso, una punta affamata di gol, una punta cattiva sotto porta. Inglese ci può stare, anche se come punta di sfondamento mi viene in mente Zapata come vice Inglese, oppure che possono giocare insieme, per esempio. Ma comunque Inglese, i suoi gol da punta, da rapace d'aria, sarebbe servito. Poi magari, perché dire no a questi 20 milioni ipotetici? Saremmo stati solamente dei pazzi a rifiutare. E niente, queste sono state le tre ufficialità. Sepe, Grassi, Inglese, si aspetta ROG, si vocifera Cagliari, Genoa o Eintracht, sempre 20 milioni, si aspetta Esai, le cessioni,
si parla insistentemente ancora James Rodriguez, ma che io ribadisco anche oggi, per me viene, chiamatemi illuso, chiamatemi pazzo, chiamatemi come cazzo vi pare, ma secondo me viene, e se viene... ecco. E poi, come ha detto De Laurentiis nell'intervista, che ne abbiamo parlato proprio ieri in live, vorrebbe anche una punta da 30 gol. Quello che ho detto poc'anzi, una punta vera, non una seconda punta adattata, una punta vera che garantisca al 100% i 30 gol stagionali, ok? Comunque bisogna vedere, bisogna aspettare. Io, come dico sempre nel gruppo Telegram, che ci stanno pieni di negativi per eccellenza, dobbiamo stare calmi e fiduciosi, perché io nelle parole di Mertens, Manolas e Insigne nell'incontro tra giocatori e tifosi e di De Laurentiis di ieri, chiamatemi pazzo, ma li ho visti molto concentrati e determinati quest'anno. Si sa, lo scudetto è impossibile, partiamo da questo presupposto, però li vedo cazzimmosi, ok? Poi magari poi sul campo, parole sono tutti bravi e sul campo si vedono mozzarelle, non si sa, però io sono fiducioso. Mo siamo al 17 luglio, ecco 17, una disgrazia, vabbè, il 17 è il mio numero fortunato, infatti a Pro Club tengo sempre il 17, e quindi bisogna stare fiduciosi, calmi e non, come dico sempre nel gruppo Telegram, non abboccare e non condividere ogni santa parola che leggete nel web, perché, torno a ribadire, i giornalisti ci mangiano sopra. Ok? Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però facciamo tutto quanto pace del cervello e diamo per una volta fiducia non tanto alla società in sé, ma ad Ancelotti. Ok? Solo ad Ancelotti. Detto questo, un saluto a tutti, in bocca al lupo a Sepe, anche se non è basso niente, grazie, non è servita a niente, e inglese che non ha indossato la nostra maglia, però personalmente mi sarebbe piaciuto. Dico davvero, l'anno scorso ero incazzato, quest'anno vabbè pazienza, magari prendiamo una punta più forte dell'inglese, vabbè, fatemi sapere la vostra, forza Napoli sempre e buona giornata a tutti, ci vediamo forse se arrivano altre ufficialità con altri due video oggi, ciao voglio.